1960 è il titolo di questo romanzo, l'ultimo romanzo di Leonardo Colombati, lo ricordiamo che è scrittore, giornalista, collabora con un sacco di testate, si occupa di eh, letteratura e non solo e eh, 1960 è esattamente l'anno in cui si svolge questa, questa vicenda, anzi solo i 15 giorni del 1960, sì, giusto? Sì, Dal metà agosto all'inizio di settembre sono i 15 giorni in cui sono state organizzate le Olimpiadi qua a Roma, Quindi, insomma, è stato un anno importante per, per la nostra città. città. Sì. Beh, direi di sì. Io appunto volevo scrivere un, un libro su Roma e quell'anno è stato un anno centrale per questa città, era appunto l'apice del boom economico, era l'anno della dolce vita, l'anno delle Olimpiadi. Quindi, insomma, c'era molto materiale. Mm, però in realtà la Roma che racconti non è una Roma così, eh, diciamo, luminosa, così, così bella. Insomma, una Roma un po' scura, una Roma sì, degli beh, intrighi no, 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 non è un'operazione nostalgia, anche che tra l'altro io sono nato dieci anni dopo. Quindi eh, si ha di quel insomma, la, la storia ha scelto per quell'anno. Una, diciamo così, un racconto uh, rosa, diciamo, un racconto a tinte, a tinte rose, mentre invece non, non è che era tutto rose e fiori insomma, c'era sicuramente la Roma della dolce vita ma c'era anche la Roma della speculazione edilizia delle, delle trame dei palazzi del potere in quell'estate ci fu la famosa vicenda di, di Tambroni quindi moti di piazza si ponevano le basi per la Roma di oggi, mettiamola così ah sì sì, direi proprio di sì luce e ombre luci e ombre noi conosciamo questa città in quell'anno attraverso una serie di personaggi eh, sono diversi l'uno dall'altro, eh, si intrecciano per varie ragioni che ovviamente non, non vi svegliamo. Perché hai scelto questi, questi personaggi? Allora io mh, il libro mi è venuto da, da scriverlo per, perché ho, così, ho, so, mi sono imbattuto in due notizie completamente diverse l'una dall'altra. La prima appunto era che John Fante che è uno scrittore che io amo uno scrittore americano che amo molto quell'estate venne a Roma perché De Laurentiis gli commissionò la sceneggiatura di una specie di cinepanettone antelitteram e quindi era qui per scrivere questo film che poi si sarà, verrà realizzato e, e mi, appunto lui racconta in queste lettere alla moglie eh, quanto era rimasto abbacinato, sconvolto anche molto spesso sconcertato da questa città appunto si imbatteva in un set cinematografico dopo l'altro eh, era, era l'estate in cui Pasolini provava a girare le prime scene di Accattone eh, un altro avvenimento che è successo in quell'estate durante quelle Olimpiadi che io non conoscevo è una nota a margine nella storia eh, è un, la notizia che giunge a De Lorenzo, il generale famoso capo dei servizi segreti, di un tentato colpo di stato, si voleva provare a fare un colpo di stato, questo quattro anni prima il famoso colpo di stato poi proprio De Lorenzo e, e appunto questo colpo di stato doveva prendere le mosse addirittura dal rapimento del presidente della repubblica che era Gronchi che in quel momento si trovava a San Rossore che era la tenuta presidenziale estiva vicino Pisa questi due elementi quindi da un lato la Roma della dolce vita la Roma d'oro eh, che potevo far raccontare da gionfante con gli occhi del turista anche comunque intellettuale ma che veniva qui e la Roma nera delle trame eccetera erano scecherate potevano diventare qualcosa di interessante e da lì sono partito sono tanti personaggi in realtà che popolano questo sì. romanzo, che si intrecciano eh, tra di loro. Cerchiamo ecco di raccontare magari per quanto possibile qualcosa di più. No? Siamo partiti da questi, da questi due punti di vista. In sì. realtà. Allora, beh, diciamo che i, i due protagonisti principali del romanzo sono person 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 personaggi inventati da me, perché poi. Convivono qua dentro invece persone realmente esistite, personaggi tratti dai film o dai libri e personaggi di... E questi due personaggi inventati, uno è un agente del Sifar eh, che era i servizi segreti appunto retti da De Lorenzo. In quegli anni il, i servizi segreti non avevano la tecnologia per poter fare intercettazioni telefoniche e quindi era prassi comune di infiltrare degli agenti dentro le, social, le compagnie dei telefoni. Anche questo nulla di nuovo sotto il sole, abbiamo avuto recentemente certo, cose certo. simili. Quindi io immagino che questo agente del, dei servizi segreti venga eh, sotto copertura faccia il dirigente della Teti, che era la vecchia SIP, che poi sarebbe diventata Telecom. E lì eh, appunto userà, sfrutterà per i suoi fini uno degli impiegati della Teti, che io chiamo appunto si chiama Gianni Negri, che sono i due protagonisti maschili, che in qualche modo si innamoreranno tutti e due di una voce, una voce di una ragazza, di una ragazza di 17 anni, Olimpia. Eh, che poi è ricalcata eh, questo diciamo, è un debito che pago anche in maniera abbastanza esplicita è ricalcata sulla, sulla figura di Catherine, della Catherine Spack protagonista di quei film agli inizi degli anni 60 come I dolci inganni di Lattuada o La voglia matta che erano diciamo così, i primi film eh, dove veniva fuori una teenager eh, assolutamente conscia del proprio potere di seduzione e quindi diciamo, una specie di, di, di lolita nostrana ecco, diciamo così. e quindi questi due personaggi rimangono eh, innamorati da, di di questa, di questa ragazzina, questa è la fiction. Poi, in tutto questo, appunto, questa micro storia si innesta nella storia più grande, che è quella che abbiamo raccontato prima dei servizi segreti, del colpo di Stato e del, appunto della caffè Society che John Fante scruta nelle sue passeggiate romane. Per scrivere questo romanzo, oltre, diciamo, alle notizie su cui ti sei imbattuto casualmente, hai studiato molto, ti mm. sei rivisto i filmati dell'epoca. Sì. Sei, sei un appassionato di sport, anche sì. oltre che di Roma, evidentemente. Sono un appassionato di sport. Assolutamente, e mi sono, e sono un appassionato. Chiaramente, oltre di letteratura, sono appassionato di cinema e mi è servito tantissimo per appunto per fare una ricognizione di quella Roma lì, che è una Roma ormai sparita per lo più, di andarmi a rivedere tutti i film che sono stati girati appunto dal 58 al 63. Eh, in questa città e ho fatto delle scoperte assolutamente straordinarie. Mi sono inna talmente innamorato di certi film che alcuni personaggi li ho rubati a quei film e li ho imposti nella mia realtà eh, letteraria. Quindi, appunto, nel, nel libro, mh, un personaggio è, può essere, in uno stesso capitolo, possono coesistere Pierpaolo Pasolini come personaggio. E a Cattone, cioè il protagonista del primo film di Pasolini, mm, appunto riguardare quei film mi ha ridato intera una scenografia: una scenografia di una città che era. Assolutamente mozzafiato. Eh, su questo non c'è dubbio. E sono andato in giro con il mio motorino a cercare di vedere che cosa era rimasto. Quindi, ho, fatto un po', ho, ho vissuto tre anni in una Roma in bilico tra la Roma di oggi e la Roma degli anni 60. Che ho tentato di ricostruire. Tante cose sono cambiate, sì, sì, mm. però anche tante cose sono rimaste uguali. Il villaggio olimpico è rimasto più o meno, certo. più o meno lo stesso, e, insomma. Anche, anche andare a rivedere un po' come veniva percepito eh, l'intervento sulla città in quegli anni per le Olimpiadi è stato sicuramente molto interessante. Noi abbiamo la percezione di un'opera titanica, in effetti lo è stata e, e che ha fatto benissimo alla città anche in quei tempi, però c'erano state tantissime polemiche, tantissimi abusi, corruzione. Eh, tantissima corruzione. Pensiamo soltanto all'aeroporto di Fiumicino che doveva essere inaugurato durante quelle Olimpiadi, invece verrà inaugurato soltanto un anno dopo, il cui costo era lievitato di quattro volte. Ci sono stati processi, eccetera. perché insomma, Anche lì, purtroppo, nulla di nuovo sotto il sole. Insomma, insomma Roma, tu l'avevi già raccontata nel tuo romanzo Per sì. che aveva eh, in qualche modo diviso la città per quartiere e ogni quartiere sì. aveva la sua, la sua storia. Ed e era la Roma del 2000. Però. Ecco, era la Roma del 2000, insomma, non riesci a farne a meno proprio di, no. di raccontare questa città? No, io, a me, io sono romano, nato a Roma, ho sempre vissuto a Roma, tranne tre anni in cui ho vissuto a Londra e mi ricordo che quando io ero a Londra e tornavo ogni tanto a Roma per farmi un fine settimana. Tornando qui per la prima volta ho visto Roma con gli occhi del turista in qualche modo e mi sono perdutamente innamorato di una città che io ho sempre ovviamente amato, ma che per pigrizia, insomma, magari noi romani passiamo la nostra vita circondati da tanta bellezza quasi non ce ne rendiamo conto. Quello è stato veramente una specie di, di, di vero amore che è scoppiato quando Roma non ce l'avevo più sotto gli occhi, e da lì quindi mi sono detto, tra l'altro, facendo lo scrittore, ambientare delle storie a Roma è complesso, ehm, molto spesso si rifugge dal raccontare Roma nella sua interità perché è talmente potente, il cinema ce l'ha raccontata tante volte, la letteratura, che molto spesso uno ambienta le proprie storie magari in dei quartieri periferici oppure insomma, non vuole scontrarsi con il mito di Roma, invece io penso che insomma, Roma è, una, è la scenografia perfetta per, per scrivere un romanzo e quindi ci provo. Da un punto di vista di, di scrittura ti ha portato via quanto tempo? Di, di scrittura, alla fine tre, tre anni, però in effetti l'idea mi era venuta tanto tempo fa, nel 2006 ho iniziato, quindi insomma cioè, è una cosa. Grazie, sì, molto. In realtà tu nell'ultimo tempo sei stato impegnato anche in questa fatica considerevole della storia della canzone sì. italiana. Sì, eh, ho avuto questa idea folle, <ride> meno male che poi adesso ne posso parlare al passato. Eh, perché ho, ho fatto questa antologia della canzone italiana dal 1861 al 2011. Volevo, non, 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 non esisteva un'antologia di testi, eh, sono più di 1200 di canzoni, appunto. Di 150 anni di storia d'Italia. E io le ho volute riunire e commentare proprio come se si, si, si trattasse di classici della, della letteratura. Ho capito poi perché non era mai stato fatto, perché è stata <ride> una cosa infernale dal reperimento dei diritti, e lì è una storia ah, fantastica. Yeah, yeah, yeah storie meravigliose sia, sia belle che, che orrende, sia appunto scriverlo, quindi sì, lì ci sono stato tre anni sopra. Uscirà a modi enciclopedia oppure sarà tutto No, no, che... già, già è, uscita, è uscita, uscita in due volumoni ah, in due sono, sono 3000 pagine. Ma non sapevo quindi... fosse già uscita No, no, è sì. uscita qualche tempo, qualche anno fa e lì rimane Però almeno <ride> una parte di quel lavoro ti è servito per sì, quest'ultimo perché vero. la canzone è stata fon fondamentale per la cultura cioè, Ho messo un sacco delle... di musica infatti dentro questo libro tra l'altro uno dei personaggi del mio libro è un fan del rock and roll facciamo conto che in Italia il rock and roll arriva qualche anno dopo il mito di Elvis in classifica in Italia entra proprio nel 60 eh, quindi 5 6 anni dopo l'inizio del rock and roll negli Stati Uniti e quindi nel, nel libro si sentono canzoni di Elvis Presley ma si sente anche per esempio una canzone del quartetto Cetra all'orologio matto, che altro non è che Rock Around the Clock di Bill Haley, fatta <ride> dal quartetto Cetra, che credo sia quanto di più il gruppo forse più lontano dal rock and roll che posso <ride> pensare, <ride> no? Però in quei tempi era appunto era molto facevano, ingenua cioè. questa cosa. E poi c'erano delle cose bellissime, ho recuperato degli artisti rock and roll, che poi noi abbiamo completato, Gigo e gli arrabbiati, Brunetta e i suoi cavalieri. Beat italiano. Brunello. Ma lì non è beat, suoi è cavalieri. proprio è rock and roll ed è il nostro punk, era roba... Rozza, grezza, registrata male, ma vitalissima, è veramente tutto da riscoprire in quel momento lì. Mm. Tra questi, diciamo, Celentano con la sua eh Il mio bacio come rock ha segnato un'epoca importante. Beh, Celentano è stato proprio col, con quella canzone. Nel 60, è stato l'inizio vero del rock and roll in Italia. Sulle note del quale ci salutiamo, ringraziando Leonardo Colombati per essere stato con noi. Grazie. 1960 a voi. lo trovate in libreria. Mentre noi so, ci vediamo tra quanto per il prossimo libro. Ma, no, secondo me meno. Un paio d'anni, dai. Un <ride>